È tempo di elezioni amministrative anche nel comune di Quadrelle. Ci troviamo nello studio di Salvatore Isola, aspirante sindaco del comune, e le chiedo, entrando subito nel vivo della campagna elettorale, dopo 10 anni dalla scena politica si ripropone qui in queste prossime elezioni, attaccamento alla poltrona o interesse per il paese? Ovviamente questa è una domanda che spiegherò, anzi, proprio domani sera al comizio, 5 punti, il perché io mi ricandido. Io traccio soltanto brevemente il primo punto per l'amore e l'attaccamento del mio paese, che mai come in questa competizione gli amici che dal 93 al 2001 abbiamo diviso le sorti di questo paese portandolo circa 2000 abitanti con gli strumenti urbanistici approvati, l'unico nel mandamento di Baiano ad avere 5 strumenti urbanistici, e su questa scia, su questa costruzione, su questa veramente diffusione di una crescita civile per bene urbanistica, il paese da 900 che era nel 93 l'abbiamo portato a 2000 abitanti, senza intoppi giuridici, ma con tanta bella, diciamo così, vera crescita urbanistica del paese. Il motivo è le tasse, sono le tasse, perché questa amministrazione ci ha tartassato. Sono proprio qui, c'è qui la relazione che, di fine mandato, che l'uscente sindaco ha diramato alla stampa, e abbiamo letto niente di meno, solo per le domande individuali, dal minimo del 36% ha portato al 60%, scuola bus dal 25 al 54%, gli oneri cimiteriali da 20 a 50, non dico 2 milioni di debiti soltanto per quanto riguarda i mutui contratti. Possibile che un paese di meno di 2000 abitanti deve pagare per 20 anni 200.000 euro all'anno, per 20 anni. Quindi un'imposizione fiscale sicuramente onerosa e gravosa per i cittadini di Quadrelle. La sua lista, il faro, cosa si auspica e soprattutto i programmi concreti che tenta di raggiungere ovviamente, e anche in che tempi? Allora, il primo obiettivo, ripeto, proprio dal comizio, prima che domani sera terremo in piazza, è l'abbassamento delle tasse. In 90 giorni bisogna riportare le tasse alla 2002. Indubbiamente, questa è una parola data, e porteremo, perché ci sono molte famiglie, ma molte famiglie qui a Quadrelle che non ce la fanno proprio più. Non è possibile proprio. E poi c'è un regolamento per quanto riguarda la tassa che deve essere aggiornato e deve essere portato a quelle che sono veramente le esigenze dei quadrellesi, fare un monitoraggio e fare una commissione proprio per monitorare tutte queste persone, queste famiglie che hanno un bisogno veramente dell'amministrazione che gli stia vicino, perché non è possibile lasciarla abbandonare così, e su queste famiglie bisogna avere massima attenzione. Quindi fiscalità, abbassamento delle tasse, quindi sgravi fiscali, perché abbiamo visto, sta dicendo che i bilanci precedenti erano aumentati notevolmente. Un altro obiettivo di urgenza da ottemperare? Ecco, allora, l'obiettivo immediato nei primi 100 giorni sono i regolamenti, le tasse, l'abbassamento delle tasse, e portare un'altra volta questo paese a quello che era l'efficienza urbanistica. Voglio dire che noi 17 anni fa è stato approvato un piano regolatore fatto dal comune senza pagare una lira, ringraziando l'ingegnere Amedet, che è al Genio Civile di Avellino, che era qui comandato, con l'ufficio tecnico abbiamo approvato un piano regolatore con una variante. Dopo 17 anni sono state dismesse tutte queste aree, perché il comune non si è manco presa la briga di fare una comunicazione a quelle che erano le aree vincolate. Noi dobbiamo fare immediatamente un monitoraggio urbanistico per le zone dismesse, perché ce ne sono tante e devono riprendere quella che è la civile abitazione. Quando concerne le tasse così gravose, voglio precisare che ogni cittadino pro capita ha un debito verso il comune di 1.550 euro. Possibile mai che ogni cittadino deve pagare 1.500 euro all'anno per pagare i debiti che lei ha contratto con i mutui, arrivando a 1 milione di debiti solo per le opere pubbliche che ha fatto?
Ma la ricapitalizzazione, questa signora sa che cosa significa per non pagare gli interessi e caricarla sulle casse comunali dei cittadini di Quadrelle? Il Pinia News oggi incontra Nicola Masi, candidato a sindaco di Quadrelle della lista Il Ponte. Masi, l'hanno tacciata di eludere il confronto elettorale, i suoi competitors del Faro. No, non è vero, perché noi abbiamo fatto una prima proposta e abbiamo atteso 96 ore, senza domanda prestabilita e senza la libertà di una testata giornalistica mandamentale, Giuseppe Guerriero, che era lui che si era proposto per fare un confronto elettorale con la lista Il Faro. Abbiamo atteso inutilmente, quindi non è che ci siamo voluti rifiutare. Appunto, dopo 96 ore non abbiamo nessuna notizia, ho preferito non farlo più. Quindi ovviamente smentisce categoricamente questa diciamo anche provocazione? Sì, la smentisco, categoricamente la smentisco. Attendevo una sua risposta, una sua convocazione, ma è stata invana. Perché la comunità di Quadrelle dovrebbe scegliere la lista Il Ponte? Ma noi abbiamo fatto una lista nuova, abbiamo cercato di contattare molti giovani per farla rientrare in lista e per fare una lista giovanile. Ci siamo riusciti quasi a metà, quindi per farla. Lui è già una proposizione che già viene da lontano, quindi già lui precedentemente aveva fatto le varie tornate elettorali, quindi secondo me era d'obbligo anche lui mettersi da parte e proporre altri giovani per la candidatura. Io ho fatto una prima competizione, solo 5 anni che sono rimasti qua, però una continuità del ponte ho preferito accettare la candidatura a sindaco, anche invogliata dagli altri colleghi della lista. La prima voce che va a spuntare nell'agenda nel caso in cui arriverà primo nella competizione? Speriamo. No, abbiamo un programma elettorale abbastanza semplice e di facile attualizzazione. Quindi un programma che si basa un po' sul territorio, lo sviluppo, per creare forme di occupazionale, tutelare un po' la fascia dei più deboli. Quindi abbiamo in cantiere molte cose, quindi è un programma semplice, si basa su pochi punti, ma pochi punti essenziali. L'urgenza di cui ha bisogno Quadrelle, la prima voce in agenda da spuntare? È di trovare un po' una fonte economica. Perché abbiamo un bilancio un po' negativo che ci attanaglia da molto tempo, perché lei come sa abbiamo ereditato da altre amministrazioni un flagello di Dio, quindi come Attila. Quindi cerchiamo di recuperarle quando più, cercando di recuperare, di ridurre un po' le spese, di mantenere le basse aliquote imposte dallo Stato. In effetti noi non abbiamo più forma di sovvenzionamento da parte dello Stato, siamo all'osso, quindi c'è una riduzione totale non soltanto per il comune di Quadrelle ma bensì anche per tutto il territorio nazionale.